Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 beat. Si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi, contrattacchi, con la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile, agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Extreme football, pronti per l'azione. Extreme football, gioca extreme football. Siamo noi l'elite, siamo qui, dai, giochiamo a extreme football. Sceglie la regola di oggi. Sì, giusto, chi? La sceglie... Fett, il più cattivo di tutti. Sì, dopo Sly, il capitano. Sì, questo è certo, ma gli altri non sono da meno, comunque. Già, è vero, sono tutti... Tutti dei vigliacchi nei Darkseid. Sì, hai ragione. Sono autentiche vipere. Potrebbe essere il nome della loro squadra. Guarda, guarda, la team è già completo. Guarda, guarda, il gran simpaticone. Non proprio, completo quasi. Sempre in ritardo, il vostro portiere è quattro occhi. Cambia aria, Fett. Il tuo umorismo non fa ridere nessuno. Oh, oh, che succede? Non ti reggi in piedi, campione? Fett, tu cosa? Fett, lascialo in pace, chiaro? Sempre a difendere il comichetto, non può farlo da solo. Voglio vedere come ve la caverete stavolta. La mia sfida entrerà nella storia dell'extreme football. Sempre che abbiate il fegato di presentarvi in campo. Sai che paura? Sto tremando. Devo dirti una cosa. Lo so, Fett, è soltanto... Shh. Ascoltami, per una volta. Sono abbastanza grande per difendermi da solo. Non ho bisogno di te. Sono senza parole, sei in anticipo. Davvero? No, figurati. Renatone non c'è stamattina. Pare di no, ma si è già visto con Fett e gli ha dato l'ok per la sfida. Vediamo di che sfida si tratta. Una sfida che passerà alla storia, puoi starne certo. Come va, ragazzi? Bene, sopravviviamo. Mi fa piacere. Darkseid ci sono. Ma dov'è Fett? Non è ancora arrivato. Si sarà fermato a pettinarsi. Buona questa. Siete pronti? Oggi sarà uno dei migliori giocatori di Extreme Football a scegliere la sfida. Il grande Maivan Fett. Ma quante arie sarà? Il tuo posto è al circo, acrobata e pagliaccio. Non perdiamo tempo. Oggi tocca a me scegliere la sfida. E per cominciare, sarò io il capitano. E il nuovo capitano vuol dire nuova squadra. Per giocare questa partita selezionerò i miei giocatori fra tutti voi. Anche la team avrà un nuovo capitano che farà lo stesso. Sì, ma chi andrà al punto della squadra vincente? Andrà la squadra del capitano che si aggiudica la partita. Se vinco io, il punto andrà ai Darkseid. Sarà meglio per te. E per la team ho pensato a un vero giocatore di Extreme Football. Un leader nato che sa parlare ai suoi giocatori. Un capitano come non c'era mai visto. Io ho scelto... Greg! Che cosa? Io? I miei complimenti! E noi che facciamo? Ripassiamo settimana prossima? Calma! Molto bene, voglio essere generoso. Comincerai tu, Greg. Scegli il primo giocatore. Vuole umiliarlo. Vado a... No, fermati. Se prendi le sue difese davanti a tutti, lo metti in imbarazzo. Ma non può capitanare i suoi giocatori. Non riesce a parlare quando è sotto pressione. Ines ha ragione. Aspetta un attimo, calmati. D'accordo! Vuoi prenderti un po' di tempo per riflettere? Allora mi butto io e scelgo... Zara! Huh? Vai, sorellina, palli secchi. Benvenuta. Allora, hai scelto qualcuno? Prendiamo tutti dalle tue labbra. Greg, non farti fregare. Stai zitto. Cassandra. Io? Wow. Mi viene in mente. No. Beh, evidentemente è nel pallone. Non può scegliere una come Cassandra. Non ha spirito di squadra, è la persona più imprevedibile che conosca. Ottima scelta, Greg. Avanti, tocca ancora a te.
Su, che aspetti? Scegli me, Greg! No, devo essere io! Allora non sai chi scegliere? Greg, guarda di qua! Intorno a te ci sono giocatori e giocatrici di prima ordine! Io! Io sono il potresti pure pensare a uno dei Dark Side! Non spingere! Ha scelto me! Non preoccuparti, non voglio rubarti il posto! Cosa? Questa è follia! Comincio a credere che tu abbia ragione. Dobbiamo fare qualcosa. Hey, Tag, ci serve il tuo aiuto. Greg ha perso la testa. Una vera scelta da kamikaze. Ammiro il tuo coraggio. Bene, il mio turno, io sceglierò... Mawel! Oh, wow, che fortuna! Come no? Abbiamo dato il tempo al capitano Greg di riflettere. Allora, hai scelto? Chi? Per caso, Shiva? Sì! Ho scelto Shiva, bella mossa. Adesso basta, Fett. Sai benissimo che Greg ha dei problemi. Tu puoi solamente metterlo. No, basta! Visto che sta a parlare, bravo, io voglio che dica quello che pensa, che si esprima. Che cosa c'è di male? E poi ha uno stile talmente, come dire, personale. Che c'è? Ho detto qualcosa che non andava. Se lo scegliene un'altra. Leila, sì, grazie, Greg. Wow, una squadra di ragazze. Greg è un Casanova e io per ultimi scelgo Incudine Pablo. Ci vediamo domani sul campo, ragazze. Noi vi distruggete, insomma perderete, questo è certo. Ehi, capitano, per una sola partita, una sola, e vedi di non perderla. Eccomi, che sta succedendo? Tag, è una catastrofe. Sì, totale. Fett ha messo Greg sotto pressione e ora non riesce più a parlare. Non può dirigere una squadra, perderà sicuramente. Era così nel pallone che ha scelto una dei Dark Side. Che belli giardini. Ma che si fa? Come che si fa? Ci alleniamo, giusto? Questo lo so, ma come ci alleniamo? Il capitano dovrebbe darci delle indicazioni. Ci limiamo le unghie? O forse volevi dire giochiamo? Ma giochiamo a cosa? A carte? Ho indovinato? Crina, basta, abbiamo capito. Che problema c'è? Non si può ridere? Si può, ma dobbiamo allenarci e tu stai esagerando. Va bene, quando capite che vuole il capitano fatemi un fischio. Comunque ha ragione, che facciamo adesso? Giusto. Dunque... Siamo qui! Allora, no! Ci alleniamo! Sì! L'abbiamo capito, Greg, ma come ci alleniamo? Non vi preoccupate, vi aiuterò io. Conosco bene Greg. Samu! Che c'è? Non voglio che lo umilino! Ti ricordo che ha un piccolo problema di comunicazione. È chiaro? Sì, come fa ad allenare una squadra se ci mette 3 ore a dire qualcosa? Non è una partita, è una trappola. Fett ha scelto la sfida per metterlo in difficoltà. Basta così! Andatevene! Lasciateci in pace! Ma Greg, voglio solo aiutarti! Io... Forza, Samu, andiamo via. Bene, bella scenetta fra amici, ma quando inizia questo allenamento? Non so se ci hai fatto caso, ma hai scelto 3 attaccanti e 2 portieri. Forza, piccole lumache, muovetevi! Dovete mettercela tutta! Ma la smettete di giocare alle bambole! Voglio vedere più azione! Voglio delle belve in campo! Grazie! Allora, che te ne pare? Niente male. Non penserete di impressionarmi con così poco? Forza, mostratemi che cosa sapete fare. Vediamo. Davvero molto simpatico il capitano. Sa come incoraggiarci. Guarda, Cassandra, così. Beh, è quello che ho fatto. Certo, proprio quello. Wow, grazie, mister. Brava per essere una dei Magic, se non è niente male. Grandioso, ma non basterà a farci vincere domani. Bravi! No, no, non vi fermate per me. Volevo solo vedere come se la cava la mia piccola Crina. Allora, tutto bene? Vattene, Sly, in questo modo non ci aiuti. Ma tu ricorda da che parte stai. Hai capito che cosa voglio dire? Sai che fischi incredibilmente bene? Lasciaci in pace, Sly!
Dovresti fare l'arbitro. A dopo, ragazzi, io devo scappare. Ci vediamo. Vattene una ragione, Samu. Greg è abbastanza grande. Deve superare da solo i suoi problemi. E sono sicuro che ne è capace. Che debba superare i suoi problemi è vero. Ma in questo modo è un po' dura, non trovi? Che cosa vorreste fare? Fett non lo lascerà in pace. E se voi lo aiuterete, lo metterete solo in imbarazzo. Deve gettarsi in mare e cercare di rimanere a galla da solo. Sì, con uno squalo pronto a divorarlo. E io? Che dovrei fare? Guardarlo mentre annega? Devi dargli fiducia, anche se sarà difficile. Ti ricordo che Greg è come un fratello per me. Ma certe cose tu non puoi capirle. La C sta per Cassandra, la S per Shiva. Stai disegnando gli schemi di gioco? Sì, esattamente. D'accordo, questo è lo schema 1. Quello è lo schema 2 e quello laggiù è il 3. Tutto chiaro? Schema 2! Ci sono! Schema 2, spinta a destra e... Basta! Schema 2? Qual era? Non ricordo. Ah, sì! Ammirate lo stile! Muoviti! Schema 3! Ok! Ragazze, nello schema 3 la palla va a Greg, non a me! No, va a te! Svegliati, Krina! Sono sveglissima! Vieni a vedere se non mi credi! Pensi che non ti abbia visto? Hai cambiato gli schemi! Non è vero, stavo ricalcando le linee e si vedevano male! Certo, come no! Vuoi farci perdere, confessa! Non è così, Greg, te lo giuro, volevo solo... Passaggi in movimento, utilizzate tutto il campo! Più rapidi, basta, ragazzi! A domani, femminucce! Li avete visti? Sono perfettamente coordinati. Sarà una missione impossibile. Greg, scusaci, ma domani non possiamo giocare usando dei disegnini sulla sabbia e con una vipera in squadra. E in più l'hai messa in attacco. E allora? Greg, non ce la faremo mai in questo modo. Ma... Avanti, andiamo, ragazzi, prendiamo il treno. Ci si vede domani alla partita. Pensi a Greg, vero? Lo so che non mi riguarda, però quando vuoi bene a qualcuno e lo rispetti, devi lasciare che se la sbrighi da solo, anche se pensi che non possa farcela. La fiducia è una prova d'amicizia. Hai detto bene. Non ti riguarda. Devi andare, tesoro mio. E non dimenticare per quale squadra giochi normalmente. Non devi preoccuparti, con Krina in attacco non rischio niente. Beh, che c'è? Non hai mai segnato un gol in vita tua? Non vorrei cominciare oggi. Non ho mai segnato perché non mi avete mai fatto giocare come attaccante. Perché sei una frana in attacco. Le due squadre sono pronte per prendere posto. La partita sta per iniziare. Il terreno di gioco è tutto nel cantiere. La porta della squadra di Greg è all'uscita della stazione. E quella della squadra di Fett è dalla parte opposta, vicino al container. Se la squadra messa insieme da Fett vince la partita, il punto va ai Darkseid. Abbiamo la vittoria in pugno. Se vince quella di Greg, il punto va alla team. Non succederà mai con una squadra di schiappe e un capitano che tartaglia, è impossibile. Ai posti per il calcio d'inizio. Pronti? Via! Oh!
siamo avversarie. Sara, 1-2 e poi gol. Ok. Accidenti, la vedo male. Hai ragione, e questo non è che l'inizio. 1-0, la squadra di Fette è in vantaggio. Coraggio, ragazze, coraggio. Sì, ce ne serve tanto. Attenta, Cassandra, sopra di te. Pablo, Marta, accelerate il gioco. Accidenti, non ci credo. 2-0 per la squadra di Fett. Dai, Cassandra, prova a segnare. Grazie. Zara, stai dormendo? Ci è mancato poco. Ostruzione! Prova a fermare questo! Non male per un dilettante. Lila, passala! Lila, ok! È per me! E vai! Inutile, in forza, presto! Non ci credo, non ci credo! Cosa? Oh no! Ben fatto, tesoro! L'hai capito adesso? Per questo non ti facciamo giocare in attacco. Sei insopportabile. Forza, ragazzi, si riprende, continuiamo a demolirli. Krina l'ha fatto apposta, è sicuro? Sì, a che serve giocare con una traditrice in squadra? Ai posti per la rimessa in gioco. Non ce la faranno mai, non hanno speranze. La partita non è finita. A che serve continuare a guardare? Tanto perderanno. Sta per segnare. La squadra di Fett per i Darkseid conduce per 3-0 contro la squadra di Greg. 10 minuti di pausa. Ecco fatto, siamo fritti. E 1, e 2, e 3-0. Tutto bene? Sono una frana. Non dire così. Anche se in pubblico ti blocchi, puoi comunque capitanare la tua squadra. Basta che eviti di formulare frasi lunghe. Di solo l'essenziale e infondi loro fiducia. Greg, tu sei un bravo capitano. È vietato parlare con i propri giocatori. E Sly, allora? È stata grandiosa quando hai finto di sbagliare il tiro. Krina non è un vero giocatore. Se è per questo tu non sei un vero capitano, smettila di darti delle ali. A parte umiliare gli altri, sai fare qualcos'altro. Vabbè, io... Finiscila di blaterare, ricorda che sei lì per farsi vincere. È quello che sto facendo, è chiaro. Ok, andiamo. Sì, certo, ma che facciamo? Giochiamo a 4? Facciamo 4 gol. Ci sono. Ho capito. Lo schema 4. Facciamo lo schema 4. Sì, esatto. Schema 4. Due portieri mobili. Sì. Forte. E noi a correre tutti avanti. Ok, ma sei sicuro? Sì, sicurissimo. E lei? Krina, in attacco. Io? Lei? Ma se vuole farci perdere. Sì, è vero. Niente storie. Ai vostri posti, si riprende. Ma che fa? Attento, inutile! Oh, cavolo! Cosa? Goal! Abbiamo segnato! Gol per la squadra di Greg! 3-1! Io? Proprio io? Ho segnato? Sì! Sì! Grande gol, Krina! Meno male che eri timido, Greg? Hai visto, Fett? Niente male per una nullità come me. Brutta vipera, io ti... Tu prova a toccare Krina e giuro che ti faccio a pezzi! Oh? Grazie, Greg! È stato il gol più bello della mia vita! Beh, a dire il vero è stato il primo.
Non voglio vedere mai più la porta vuota, banda di lumache! Te lo ripeto per l'ultima volta, parlaci ancora in questo modo e finisci la partita da solo. È chiaro? Vai, posti! Io sono... No! Cassandra, alla sinistra! Ehi, lo vedete anche voi? È davvero incredibile! Hai ragione! Cassandra, passa di là! Non ci credo! 3-2! Non so cosa gli hai detto, ma ha funzionato. Sì, decisamente. No! Parità, 3-3! Tocca a me! Scusa, Mawel! Grina, segna il volo! Non mi ha dato il tempo di buttarmi! Sì! Vantaggio! 4-3 per la squadra di Greg! Non è giusto, ho bisogno di sedermi un momento. Dai forfeo, vuoi continuare? Allora? Fett rinuncia! Fine partita! Siamo molto fieri di te. Davvero? Bravo! Sì, assolutamente! Mi dispiace, Greg. Dovevo darti fiducia. Spero che tu non ce l'abbia con me. Tranquillo, sei perdonato, però... per favore, non chiedermi di parlare ancora. Credo che per oggi... No! Ti prego, basta! Guardatevi, nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 beat. State mille trick, lo stile per la team, notte giorno a... Parte la palla, si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contrattacchi, con la volontà di ferro, sfide nella street, mille trick sul più bello. Fiore all'occhiello, specialisti della strada, si superano prove, questa è la nostra casa. Capisci, non importa se si vince o se si perde, importante quanto ogni amico nella squadra serve. Stile, agilità in tutti i sensi, notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone, voglia di giocare, pronti per l'azione. Stile per la team, 5 squadre, 5 beat, dai così. Siamo noi lì, siamo qui, double kick, back trip, notte e giorno con la team extreme. Sfide nella street, mille trick, nuovo stile per la team, 5 squadre, 5 beat, dai così. Football, siamo noi lì, siamo qui, dai giochiamo a extreme. Football.